La stevia si può trovare in tantissime forme, dalle foglie si può estrarre la parte liquida, la parte in polvere concentrata, ma anche si possono utilizzare le compresse e le bustine. Queste tipologie diverse di dolcificante, di dolcificazione, si possono utilizzare in diversi formati, nel senso che se abbiamo un caffè o una tisana, si può benissimo utilizzare anche la bustina, la possiamo portare nella borsa, la possiamo portare con noi quando andiamo al bar, quando siamo fuori. La stevia in polvere verde, non bianca, quindi vuol dire la foglia viene macinata, viene micronizzata, si può utilizzare come tisana in acqua calda, ma la cosa interessante, si può mettere anche in una bottiglia di acqua fredda e portarla con noi durante il giorno. Bere 1 litro di stevia al giorno è molto efficace, fa veramente bene al nostro metabolismo. Se la sostituiamo allo zucchero, possiamo creare dei dolci favolosi, dei tiramisù, dei lievitati, dei biscotti, dei budini, ma anche nelle macedonie. Utilizziamo la stevia in polvere, la spruzziamo e mi raccomando, è molto dolce, quindi ne va usata veramente poca. E la possiamo utilizzare nello yogurt, nelle macedonie, e anche nei pancake volendo, quindi possiamo spruzzarlo proprio sopra per dargli quell'effetto zucchero a velo. Quindi perché non utilizzare la stevia nei dolci? Possiamo tranquillamente essere sereni, felici, perché non dà indice glicemico, non dà calorie e soprattutto non dà sensi di colpa.